Secondo posto, categoria junior, e Giorgia Montevecchi.
E adesso, diciamo prima, il primo classificato della categoria baby e poi dello junior. E qua ci vuole un... Primo classificato, Rossella Monaco! Diploma. Live. E adesso andate via. Voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna. Facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere. Quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente, e vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la della categoria junior. All'unanimità la giuria, emozionato tutti, ma credo proprio tutti, 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 anche quelli fuori, vince, fate oh!
Categoria Junior, prima classificata, vocine nuove, castrocaro.com, Martina Guerra! Che con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri, così diventa tutto piccolo anche le notti là. Porti a vedere la tua vita come una scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma non ci penso poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai. Ed ecco i primi classificati. Dove sei, Rossella? Vieni avanti, stai qua vicino a Martina, venite un pochettino più avanti, appena qua, ok? Perfetto, e questa è la premiazione. Uno lo diamo ad Arianna,
E uno lo dai a me. Questo che cos'è? Il viaggio una settimana in Sardegna, offerto dalla Rashada. Dimmi proprio tu chi sei. Roberto Reale, Reale Collection. Questi li hai fatti tu? È offerto da me questo trofeo e insieme al Di Tutto, la testata Di Tutto, abbiamo offerto questi premi e offerto questa vacanza per i vincitori. Roberto Reale, grazie, grazie davvero. Speriamo di collaborare ancora in futuro. Grazie Roberto Reale, grazie. E allora, categoria Baby a Rossella Monaco. E categoria Junior a Martina Guerra. Una mano te la devi liberare, Martina, devi prendere il trofeo. Eccolo lì. Facciamo una foto finale. Life. E se possiamo salire tutti sul palcoscenico per fare una foto. Ah no, ancora, cioè, vieni Roberto, vieni. Ah, cavolo, scusa, vieni. Tu hai qualcosa oltre che da dire, hai anche qualcosa da dare. Esatto. Dalla testata Di Tutto, a Giuseppe Povia diamo questa targa per l'impegno e la passione profusi nella comunicazione sociale attraverso la musica. Wow. Grazie. Grazie. Ringraziamento anche. È un ringraziamento anche dalla mia azienda. Però qua la gente, soprattutto le donne, sono curiose, quindi bisogna aprirla questa cosa qua. Scusa. C'è anche per Katia. Quindi... Katia, vieni sul palco. Scusa, possiamo aprirlo? Certo. Grazie. Sei contenta? Sono onorata di aver vinto questa edizione perché grazie a quelli che hanno creduto al posto mio, perché io non ci avrei mai creduto. Rossella? Sei contenta? Sì. Sì. Quante volte sei venuta, Vocine? Questa è la terza volta. Chiamiamo sul palco a questo punto il maestro Danilo Daita. Farà l'invito ufficiale ai due ragazzi vincitori, li inviterà appunto come previsto dall'accordo a Sanremo Doc nella settimana sanremese 2018. Quindi Danilo, fai pure tu l'invito diretto a queste due ragazzine. Allora io invito ufficialmente alla settimana sanremese, la settimana di Sanremo Doc, che per noi sarà la 13ª edizione, che è numero scaramantico, noi diciamo che porta fortuna. 13 e 17 sono numeri fortunati. Invitiamo le due vincitrici, sia nella categoria junior che nella categoria baby. Quindi ci vedremo a Sanremo e questa cosa mi fa molto piacere. E non mi fermo qui perché volevo l'accordo che abbiamo con le Vocine Nuove di Castrocaro è di portare i vincitori. Però io quest'anno sono venuto personalmente e sono andato oltre. Ne volevo portare altri 2,5. Il mezzo, tu sai chi è? Chi è? Dov'è la piccolina? Lì. Lì, sì, lei, come si chiama? Nicole. Allora, io volevo che Nicole venisse a Sanremo anche lei, perché tu sei una peste bubbonica, quindi so che trascinerai i nostri telespettatori. E poi volevo invitare Ariane con me, d'accordissimo, vieni qua Ariane, perché è una voce unica quella che abbiamo sentito, ci siamo trovati in accordo anche con la splendida giuria che abbiamo avuto. Allora, non vale perché è troppo nera. L'hai detto tu, è una meraviglia. Quindi Ariane, spero che tu sia con noi, però noi abbiamo notato che c'è una voce unica, era l'ultima che si esibiva. Viola Gangoni, sì sì. Tu hai passato 300 ragazzi e ti ricordi, ecco. Certo, tutti, sì sì. Dov'è Viola? Viola. Tu hai una voce, hai dei bassi fenomenali. Bellissimi, veramente dei bassi bellissimi, un timbro bellissimo. Quindi dovevo dirtelo e quindi l'occasione è anche quella di invitarti a Sanremo. Bellissimo, brava. E l'ultimo perché ha avuto il coraggio di venirsi ad esibire con un inedito, ma un inedito straordinario, è un mio corregionale, credo che sia di Avezzano. Dove stai? Vieni qua, quando ti invidio questi capelli, mannaggia. A te non lo dico che ti invidio i capelli. Marco, hai cantato in maniera meravigliosa e di' al tuo maestro che la canzone è veramente bella. Tu sei un ragazzo da Disney Channel, quindi... Di ai tuoi genitori di mettersi in contatto perché sono sicuro che ti prenderebbero immediatamente.
Grazie, ringrazio te che mi hai invitato a questa bellissima esperienza. Ringrazio la giuria, lo staff e in generale Vocine Nuove Castrocar. Sei già ruffiano quanto basta per vincere nella vita. Bravo! Dov'è Katia? Katia, vieni qui. Vi ringraziamo tutti, grazie davvero. Io rido, scherzo, mi piace. Ho questa romagnolità che mi scappa di mano. Bene, vi ringrazio tutti. Grazie infinite a Povia. Davvero. Grazie a tutti. Grazie a Reale Collection, alla giuria, a tutti i tecnici. Grazie anche alla Fox Production che poi manderà in onda tutto quello che è successo a Vocine Nuove Castrocaro 2017. Grazie. Quando i bambini fanno c'è un topolino. Mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno dammi la mano, perché mi lasci solo. Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Ero una bambola, un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, una sorpresa, proprio quando piove. I bambini fanno i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, hanno tanti segreti come poeti. E anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara e trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, però, e mi vergogno. Io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, io chiedo asilo, io chiedo asilo.